Radio Radicale, siamo con Giulio Centemero, deputato della Lega, per parlare della notizia che riguarda, diciamo, la piattaforma che gestisce le transazioni in borsa. Oggi la Consob, che come sapete controlla, è il comitato di controllo della borsa, ha dato il via libera all'acquisizione di Borsa SPA da parte di Euronext. Allora, perché oggi Euronext acquisisce Borsa SPA? Da chi era gestita precedentemente e soprattutto che rischi ci sono? Utilizziamo il termine rischi tra virgolette perché non sappiamo tutti i dettagli di questa operazione, dietro questo passaggio, che è un passaggio delicato in un momento molto, molto particolare della nostra economia. Oggi apprendo dalla stampa come lei che Consob ha mandato la sua lettera al Tesoro, quindi dando un ok, così si evince dalla stampa, alla cessione di Borsa Italiana nei confronti di Euronext da parte di London Stock Exchange, quindi la borsa di Londra sostanzialmente. L'ok ovviamente è vincolato, immagino, ad alcune condizioni, perché grazie a un emendamento nel DL agosto, tra l'altro una parte del DL che stava sparendo, ma come Lega abbiamo alzato la voce per farcela rimanere, Consob ha avuto i poteri necessari simili a quelli che hanno le omologhe, per esempio spagnola o britannica, quindi dei poteri anche di veto, di condizione, di maggior controllo anche su questo tipo di operazione. London Stock Exchange ha ceduto Borsa Italiana per un problema di antitrust, nel senso che London Stock Exchange ha acquisito Refinitiv. Refinitiv è uno spin-off di Reuters che si occupa di dati, quindi comprandosi Refinitiv, la DG Comp della Commissione Europea ha sostanzialmente, l'antitrust europeo ha sostanzialmente obbligato London Stock Exchange a cedere Borsa Italiana. Quindi nei prossimi mesi vedremo che questa operazione si ultimerà. Il passaggio è delicato perché ovviamente cambiando compagine bisogna assicurarsi non solo l'autonomia gestionale di borsa, non solo il fatto che le funzioni che adesso sono in Italia rimangono in Italia, anzi si aggiungono ad esse altre funzioni. C'è un comunicato stampa del MEF di poco fa che sembrerebbe rassicurarci a questo punto di vista, ma anche e soprattutto che vi siano degli investimenti soprattutto sulla piattaforma tecnologica, perché passiamo a una piattaforma che non meno di qualche mese fa, a ottobre circa, si era bloccata, bloccando le negoziazioni, ma non per finalità di risk management, finalità normative, quando c'è un blocco al rialzo o quando c'è un cosiddetto short ban, quindi si impediscono le vendite allo scoperto per un determinato periodo, ma perché si è impantanata la piattaforma dal punto di vista tecnologico. Quindi questo è un rischio che assolutamente va evitato. Dopodiché, ecco, quanto costerebbe questo rischio nel caso in cui si verifichi un fatto del genere? Dipende, nel senso che possono essere anche centinaia di milioni di euro di mancate transazioni o anche eventuali attacchi speculativi, quindi il rischio è assolutamente ingente. In più, in un mondo che va veloce, dove i dati sono importanti e dove la rapidità è importante, questo rischio aumenta. L'altro rischio, che sembra sventato grazie anche a questi poteri che ha Consob, da quanto si legge dal comunicato stampa del MEF pubblicato sul loro sito penso mezz'ora fa o qualcosa, quindi recentissimamente, il data center sarà in Italia, quindi significa che se questo fosse vero abbiamo sventato un altro rischio, dopo mesi in cui abbiamo sollevato il problema, di far uscire i nostri dati sensibili delle nostre aziende dai confini nazionali. Se vediamo appunto che il London Stock Exchange è stato disposto a cedere Borsa Italiana, che è una produttrice di ricavi, cioè ha delle buone performance,
per acquisire un gruppo che si fonda sui dati, ecco, capiamo quanto i dati siano importanti al giorno d'oggi. Dunque, come ha trovato l'atteggiamento della Consob, che ha dato il via libera all'operazione, però ha manifestato in più di un'occasione le preoccupazioni per questo passaggio? Allora, è un comportamento contraddittorio o diciamo giusto e prudente? È un comportamento coerente. Personalmente, rispetto alle tre offerte arrivate, non avevo delle preferenze. Sono state tre buone offerte. Euronext è un buon gruppo, sono sicuro che saprà lavorare bene soprattutto sulle piccole e medie imprese, magari sviluppare quello che adesso è il mercato AIM, che si chiamerà in un altro modo, perché è un marchio registrato dalla Borsa di Londra. Sono sicuro che altrettanto buone sarebbero state l'azionariato OD Sixt, quindi la borsa di Zurigo, quella svizzera che già ha acquisito Borsa Madrid sostanzialmente, o di Deutsche Börse, quindi la borsa tedesca. Quello che non ci piacque fu come venne portata avanti la negoziazione da parte del governo, quindi dal ministro Gualtieri, perché non si è massimizzato il valore per l'Italia in questa negoziazione, cioè si è massimizzato molto probabilmente il prezzo che ha percepito il London Stock Exchange, ma in questo caso il governo doveva fare gli interessi degli italiani, delle imprese italiane, e non semplicemente trattare questa come una mera negoziazione tra parti privatistiche, perché ovviamente c'è l'interesse pubblico e l'interesse dell'economia reale italiana nel nucleo di tutta questa operazione. È stato saggio rinunciare, come ha fatto il precedente governo, alla Golden Power su borsa? In realtà Gualtieri l'ha minacciata la Golden Power in un comunicato stampa, secondo me in modo scombinato, insomma non ci azzeccava nulla, per usare un verbo che piace molto di Pietro. Dopodiché la Golden Power, a mio avviso, può essere, al di là del fatto che può essere ancora sollevata, e va in caso sollevata laddove l'altra parte dell'operazione, l'altra parte dell'interesse dell'economia reale nell'operazione non si verifichi o non venga concordata, cioè gli investimenti. Lei pensi che la borsa di Tokyo, per un incidente sulla piattaforma, ha visto il proprio presidente dimettersi, ok, per spiegarle la gravità del blocco di una piattaforma informatica. Quindi la nuova proprietà, il nuovo azionariato deve assicurare un investimento in tecnologia, altrimenti rimaniamo, certo, al palo. Allora, ci sono degli azionisti nuovi che entrano in Euronext, borsa italiana. Allora, sono il Ministero dell'Economia e Intesa San Paolo, dico bene? Sono CDP e Intesa San Paolo, ci entrano in misura molto ridotta, ovviamente dovranno farsi valere, far sentire la propria voce. Quando entrerà tutto quanto a regime? Credo che ci vogliano ancora 2-3 mesi, però ormai l'operazione è in diritto d'arrivo. Ora vedremo quando poi tutto verrà implementato, ma penso per l'estate. Sì. Cosa cambierà nei rapporti economici e finanziari con la Francia? Niente. Penso i rapporti con la Borsa di Parigi. Sì. Penso che ci sarà una collaborazione più stretta con la Borsa di Parigi, facendo parte dello stesso gruppo. Tradizionalmente i mercati vanno d'accordo. Tradizionalmente i mercati sono anche un po' in competizione, però questo è normale. Il tema vero è che, sì, è vero, ci sarà più visibilità delle nostre aziende rispetto a degli investitori specializzati presenti in Francia, soprattutto sulle PMI. Per quanto riguarda le società più grandi, invece, i fondi più o meno sono sempre gli stessi, quindi aumenta la varietà per le PMI, e questo è buono, non aumenta
sulle grandi sostanzialmente. Bisogna comunque provare a vivacizzare il mercato, magari creando anche altri MTF, e tornando al discorso sui dati, secondo me una istituzione delle istituzioni, perché ce ne sono molteplici che non sono mai state valorizzate, anzi penalizzate, ma che hanno tanti dati e quindi tanto valore, sono le camere di commercio, i registri imprese. Ecco, dobbiamo esplorare nuovi spazi economici in base anche ai nuovi megatrend che si stanno sviluppando. Bene, vedremo come andrà. Io la ringrazio intanto, grazie a Giulio Centemero che ci ha spiegato quali sono i rischi e anche i vantaggi di questo via libera della Consob a Euronext, la nuova piattaforma di borsa SPA che viene acquisita appunto da questa società, da questa piattaforma francese. Grazie.